C'è un delitto in Italia che nessuno riesce a dimenticare, un delitto che ha aperto una lunga e terribile stagione dell'orrore, stagione che ha poi preso forma in mille modi, dalla politica al sociale. È il più famoso delitto di Roma ed è stato commesso da tre ragazzi. Quei tre ragazzi sono Angelo Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido. E il delitto che hanno compiuto al Circeo è passato alla storia come il massacro del Circeo, tanto fu efferato. Io sono Elisa True Crime e questo è Verità Nascoste, il format che racconta le verità che si nascondono dietro ad alcuni titoli True Crime su Netflix che prendono spunto da fatti reali. Ma vi parlerò anche delle curiosità, dei particolari e di tutto ciò che è stato reinterpretato di alcuni casi che mi hanno particolarmente scioccata. Benvenuti. Ci sono crimini che vengono raccontati più volte e che non smettono di lasciarci attoniti per la loro efferatezza, anche a distanza di molti anni. Il massacro del Circeo è uno di questi, un fatto di cronaca nera che è stato raccontato anche nel film La scuola cattolica, disponibile su Netflix. Il film del 2021 è di Stefano Mordini e vede protagonisti, tra gli altri, Riccardo Scamarcio, Valeria Golino e Benedetta Porcaroli. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del prestigioso premio Strega nel 2016. La scuola cattolica, però, non è solo il racconto del massacro del Circeo, è soprattutto la storia di come si è potuto, secondo la voce narrante di Edoardo, arrivare ad una cosa del genere. Edoardo, all'epoca degli eventi, nel 1975, ha 17 anni e frequenta un istituto privato di stampo religioso, l'Istituto San Luigi. Lo sfondo dell'intera vicenda sono i quartieri bene di Roma, soprattutto Prati e Trieste. Edoardo ci svela che all'apparenza tutto quanto sembrava tranquillo e morigerato. La morale cattolica copre tutto, dagli insegnamenti scolastici alla buona educazione. Ma la scuola cattolica si apre anche con la violenza. All'inizio del film uno studente dell'istituto viene circondato, preso in giro e infine picchiato da altri compagni che gli rompono gli occhiali. Il primo che viene incriminato per quell'atto di bullismo è Gianni Guido, che viene convocato nell'ufficio del preside insieme a suo padre, un uomo autoritario che liquida il discorso chiedendo quanti soldi dovrà donare alla scuola. Ma appena Gianni rientra a casa col padre, l'ipocrisia dell'ambiente di chiesa viene meno e scoppia invece la violenza malcelata, onnipresente e incendiaria di cui parla spesso Edoardo. Il padre di Gianni lo prende a cinghiate, urlandogli di non fare più una cosa del genere. Edoardo racconta svariati episodi, alcuni insignificanti, altri molto rilevanti. Ma intanto alcuni personaggi che si muovono sullo sfondo di queste storie diventano sempre più importanti. Man mano, infatti, l'oggetto del racconto di Edoardo diventano Angelo Izzo e Gianni Guido. Izzo, soprattutto, viene descritto fin da subito come un violento, ossessionato da un'idea di mascolinità estrema e terrificante. Quando, infatti, ha dei sospetti che suo fratello Salvatore sia gay, lo costringe ad abbordare una ragazza che non lo ha salutato, terrorizzandola a morte. Un giorno Izzo e Guido approcciano due ragazze, Donatella, interpretata da Benedetta Porcaroli, e Rosaria, interpretata da Federica Torchetti, e le convincono a fare una gita al mare in zona Circeo, dove conoscono una villa. È lo scenario perfetto per quello che hanno in mente. Dopo che le hanno fatte accomodare e hanno conquistato la loro fiducia, Izzo e Guido le minacciano con una pistola e le chiudono in bagno. Le violenze da parte di Izzo e Guido iniziano il giorno dopo. Sono psicologiche, ma soprattutto fisiche e sessuali. A loro si unisce anche un amico che si fa chiamare Jacques, ma che in realtà è Andrea Ghira. Le violenze nella grande villa vanno avanti fino a notte fonda. Il film le racconta in modo crudo e si sofferma soprattutto sull'atteggiamento sprezzante dei ragazzi. Donatella, ad un certo punto, decide che le resta una sola cosa da fare per provare a sopravvivere: fingersi morta. E quando Izzo e Guido la chiudono nel bagagliaio della loro auto insieme a Rosaria, scopre che mentre lei è ancora viva e terrorizzata, l'amica invece non ce l'ha fatta. Nella strada verso Roma, Izzo e Guido si comportano come i due volti della follia.
Il primo è pieno di adrenalina e urla cose senza senso, come «amici della morte, amici della morte». Mentre il secondo è sereno e addirittura parcheggia l'auto con le due ragazze dentro davanti casa, per poi rimettersi a letto. Ed è così che si conclude il film. Il massacro del Circeo, però, non è solo contesto. Sono tre terribili aguzzini e due giovani ragazze che sono state prese di mira e di cui soltanto una è sopravvissuta. Che cosa è successo a tutti loro? E come continua questa storia che ancora oggi ci fa rabbrividire? Anche se il film ha tentato, non è possibile mostrare su nessuno schermo la brutalità inaudita, la cattiveria, le torture e le sevizie che quei tre hanno fatto a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Abbiamo lasciato Donatella nel bagagliaio, a fingersi morta, accanto al corpo senza vita dell'amica Rosaria. Una volta che si è resa conto che i suoi aguzzini se ne sono andati, Donatella inizia a lamentarsi, a chiedere aiuto. Vorrebbe urlare, ma le violenze subite hanno fiaccato così tanto il suo corpo che non ce la fa. Alle 22:50, un metronotte, si accorge di quei rumori e allerta una volante dei carabinieri con questo messaggio, ormai divenuto celebre. Cigno cigno, c'è un gatto che miagola dentro una 127 in Viale Pola. La polizia corre sul posto. Un fotoreporter, Antonio Monteforte, è sintonizzato sul canale radio della polizia. A quel tempo lo facevano spesso per arrivare sui luoghi del crimine e portare a casa lo scoop prima degli altri. Monteforte non lo sa ancora, ma scatterà una foto che ancora oggi fa venire i brividi, quella che ritrae Donatella mentre viene ritrovata nel bagagliaio accanto alla sua amica morta, con il corpo tumefatto e il volto quasi irriconoscibile. Izzo e Guido vengono arrestati entro poche ore, mentre Ghira riceve una soffiata e scappa, non prima di aver avvisato sua madre e sua sorella che ripuliscono la villa del Circeo. Il processo che ne segue segna una pietra miliare per la giurisprudenza italiana. Donatella si costituisce parte civile dell'accusa, rappresentata dall'avvocata Tina Lagostena Bassi. Questa donna incredibile ingaggia una vera battaglia contro le leggi dell'epoca, in questo e anche in altri processi che seguirà. Porterà per la prima volta nella storia la RAI a trasmettere il documentario giuridico Processo per stupro. Sarà l'artefice principale di un'importantissima rivoluzione. Fino ad allora, infatti, in Italia lo stupro era considerato un crimine minore, un crimine contro la morale. Grazie a lei e ad altri come lei, oggi lo stupro è un reato grave, un crimine contro la persona umana. Il 29 luglio 1976 i tre carnefici vengono condannati in primo grado all'ergastolo senza nessuna attenuante. A Ghira la condanna viene data in contumacia perché è fuggito in Spagna, dove ha iniziato a farsi chiamare Massimo Testa de Andrés e si è arruolato nella legione straniera spagnola, il Terzio, dalla quale, dopo qualche anno, viene cacciato per abuso di stupefacenti. Va a vivere a Melilla e nel 1994 muore per overdose. Lo seppelliscono nel cimitero locale, pensando si tratti davvero di questo Massimo Testa de Andrés. Solo nel dicembre 2005, per via delle indagini che sono andate avanti per tutti quegli anni, il cadavere viene riesumato e grazie all'analisi del DNA si scopre che si tratta di Ghira. Abbiamo lasciato Izzo e Guido in carcere a Latina. Nella loro cella campeggia un grosso striscione, anch'esso ormai tristemente noto. Sopra c'è scritto Corso Trieste 1972, la vecchia guardia. E se questa frase vi suona politica, è perché lo è. Izzo, Guido e Ghira facevano tutti parte di gruppi neofascisti. Non erano i bravi ragazzi che vediamo nel film. Non erano giovani ricchi, solo un po' trascurati dai genitori, magari anche maltrattati. Per loro certe azioni erano uno statement, un modo per dichiarare a cosa appartengono. Izzo, anni dopo, dichiarerà, senza alcun pentimento, «Eravamo guerrieri, quindi stupravamo, rapinavamo e rubavamo. Questo, come la nostra mentalità, aveva anche lo scopo di legarci tra noi, personaggi dell'ambiente pariolino». Quei tre non avrebbero mai fatto certe cose a ragazze della loro stessa classe sociale,
ma ai loro occhi Donatella e Rosaria erano delle poveracce, delle prede di nessun valore, poco più che bestie. E c'è da sottolineare come l'opinione comune, ai tempi, li ha giustificati. Diverse interviste dell'epoca mostrano donne e uomini della cosiddetta Roma Bene che in qualche modo giustificano Izzo, Guido e Ghira, che dicono che quelle ragazze di periferia avevano cercato di adescarli perché loro erano ricchi. Il processo relativo al massacro del Circeo ha scoperchiato un vaso di Pandora sulla capitale che per molti anni era stato tenuto ben chiuso, quello delle classi sociali, quello dell'appartenenza di alcuni soggetti, come questi tre, a frange politiche estreme e violente, che nulla hanno a che vedere con i partiti. Non a caso, l'avvocata Lagostena Bassi, che forse molti ricordano come il giudice di Forum, era una donna politicamente schierata a destra. Ma ciò non significa che non potesse combattere contro l'enorme ingiustizia e la voragine che ancora c'era nella nostra legislatura. Il 28 ottobre 1980, la famiglia Guido offre un risarcimento alla famiglia Lopez. Loro non se la passano molto bene e accettano. Dopo una dichiarazione di pentimento e un ricorso in appello, la pena di Guido viene ridotta a 30 anni. Il 25 gennaio 1981 Gianni Guido evade dal carcere di San Gimignano, dove nel frattempo è stato trasferito. Fugge a Buenos Aires, dove due anni dopo viene riconosciuto e catturato. Il 17 aprile 1985, mentre si attende la sua estradizione, fugge ancora e scappa in Libano. Viene ritrovato 9 anni dopo a Panama, dove si è costruito una nuova identità e vende auto. Viene nuovamente arrestato ed estradato in Italia nel maggio 1994. Dopo 14 anni di carcere, precisamente l'11 aprile 2008, Gianni Guido viene affidato ai servizi sociali per buona condotta e grazie all'indulto del 25 agosto 2009 viene liberato. La sorella di Rosaria Lopez, Letizia, si batterà duramente, ma invano. Per anni, perché ritiene che quella sia una profonda ingiustizia. Guido è fuggito più volte, è stato latitante all'estero e soprattutto non ha mai dimostrato il minimo pentimento, ma adesso è un uomo libero. Angelo Izzo riesce a fuggire dal carcere di Alessandria il 25 agosto 1993, approfittando di un permesso premio. Fugge in Francia, ma la sua latitanza dura poco. A metà settembre è di nuovo in carcere e viene estradato in Italia. Ma a novembre 2004 i giudici del Tribunale di Palermo decidono di concedergli la semilibertà, che comincia il 27 dicembre di quell'anno. Non tarda molto che Izzo ricomincia con le sue violenze. Dal processo era emerso che fu proprio lui il più violento dei tre sulle due povere Donatella e Rosaria, e quanto vi sto per raccontare lo farebbe proprio pensare. Il 28 aprile 2005, Izzo, con l'aiuto di un complice, rapisce e uccide due donne, Maria Carmela Linciano, di 49 anni, e Valentina Maiorano, di 14 anni. Erano madre e figlia, la moglie e la figlia di Giovanni Maiorano, che Izzo aveva conosciuto in prigione. Maiorano era un pentito della Sacra Corona Unita, pertanto non è chiaro se ci fosse un movente diverso, oltre la semplice violenza, nelle azioni di Izzo. Le due donne furono legate, imbavagliate, soffocate e seviziate per ore prima di venire uccise. Tuttavia, l'efferatezza delle sevizie scatena delle polemiche feroci da parte dell'opinione pubblica che vuole quel mostro di nuovo in carcere con una pena esemplare. Il 12 gennaio 2007 Izzo viene condannato ad un altro ergastolo. Ha il coraggio di fare appello, ma la sentenza viene confermata. Molte volte Izzo verrà intervistato anche in TV e fa paura vedere come non dimostri mai, nemmeno una sola volta, alcun segno di pentimento. Rimane lei, Donatella, la ragazza sopravvissuta al massacro, alle sevizie, alle brutali percosse e ripetute violenze sessuali, nonché agli insulti di quei mostri. «Questa non vuole proprio morire», dissero Izzo, Guido e Ghira, prima che lei capisse cosa doveva fare e fingesse di essere morta.
Per il resto della sua vita, Donatella Colasanti ha rilasciato moltissime interviste ed è diventata un'attivista. Si è battuta perché lo stupro venisse tramutato in reato gravissimo e crimine contro la persona umana. Ha scritto più volte al Presidente della Repubblica perché non concedesse l'indulto a Guido. Intervistata da Enzo Biagi, alla domanda «È stato peggiore il dolore fisico o l'umiliazione morale?», lei rispose «L'ignoranza e la strumentalizzazione». Donatella è stata perseguitata dagli incubi per la sua intera esistenza, per poi morire a 47 anni di tumore al seno, il 30 dicembre del 2005. La Scuola Cattolica, però, è un film che prova ad esplorare questa oscurità e che ci ricorda quanto è successo cercando di portare alla luce una verità nascosta per troppo tempo. E voi cosa ne pensate? Lasciatemelo nei commenti e ci rivediamo alla prossima puntata di Verità Nascoste.